Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dal giorno 18 al 25, la Chiesa è impegnata nella preghiera per l'unità tra i cristiani e per l'unità anche con tutte le altre religioni che professano un unico Signore. Questa unità per noi è inizio tra di noi, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, nelle nostre famiglie, e si estende a tutti i confini della terra, chiamando all'unico vero Dio e l'unione tra di noi come figli di Dio, tutti i popoli del mondo, tutti gli uomini creati all'immagine e somiglianza del Signore. Ci sono tanti ostacoli all'unità. Questi ostacoli li portiamo dentro di noi. E poi c'è il grande nemico che disgrega, divide. Ecco perché all'inizio di questa celebrazione noi vogliamo pregare per la purificazione della mente e dei cuori, perché attraverso la purificazione e lubrificazione l'unione tra di noi possa essere possibile e possiamo attirare in questa unione di cuori mediante la preghiera costante. Tutti quanti stanno attorno a noi. Tutti i componenti del mondo che sono divisi a causa delle religioni e alla volte a causa di Cristo stesso come pretesto. Chiediamo al Signore di mettere da parte ogni pretesto, ogni sicurezza e invochiamo lo Spirito del Signore su di noi, perché è Lui che unisce, Lui che coagula. Come detto qui, come testo iniziale, noi siamo un solo corpo, un solo spirito, come una sola volta è la speranza a cui tutti siamo stati chiamati, quella della vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ecco, questa unità è opera dello Spirito, come in cielo, così in terra. Invochiamo lo Spirito del Signore, senza del quale non si può parlare di unità tra di noi. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto di due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia,
annullando per mezzo della tua carne la legge fatta di persecuzione di decreti, per riconciliare tutte e due con Dio in un solo popolo per mezzo della croce, distruggendo in te stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunziare per tutti la pace a voi che eravate lontani e a voi che eravate vicini. Per mezzo di lui così possiamo presentarci gli uni agli altri al Padre in un solo spirito. Gli uni non rieni moio, si ranuna ni nano, e arini cani ni aro. Un solo corpo, un solo spirito, si anu carini nano, venite, venite a me, io vi farò di tutti un cuore solo, un'anima sola, perché io sono il segno dell'unità. Io ho visto nella mia croce tutti quanti i popoli di destra e di sinistra, chi sta in alto, chi sta in basso, io sono al centro della croce. Venite a me voi tutti se volete essere salvati. Siamo una rina non in mano, e a nore niscia e così. Io diciamo una naiole la protocce l'odio. E adesso lavatevi, purificatevi, sombrate quello che rimane in mezzo a voi. Lavatevi, purificatevi, sombrate quello che rimane nei vostri cuori. Siamo non si vendi l'ultimo, ne ha l'innamoraio tu, ne ha l'inia non credo, tira non credo, ma non c'è una linea non è ancora niente tu, ne ha l'inia non credo, ne ha l'inia non credo, ma è c'era un perura no. Gesù è la pace che libera il tuo cuore. Egli è la pace, la nostra pace.
ecco una moltitudine che è prostrata davanti a te, o Signore, e che grida: te soltanto dobbiamo adorare, unico e vero Dio. Signore mio Dio, fa che tutti uniti noi ti adoriamo come unico vero Dio e che imploriamo da te del tuo Santo Spirito l'unità tra tutti i popoli, perché si prostrano tutti davanti a te e dicono: tu solo sei il Signore, tu solo sei l'unico vero Dio che dobbiamo adorare. O Signore, in questo momento purificaci tutti, perché noi nella fede possiamo prostrarci davanti a te in adorazione e perché la nostra preghiera salga a te, Spirito di unità, Dio onnipotente, origine e fonte della vita. Benedici quest'acqua e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Il mio Signore, con l'istopo, lavami sulla più bianco dalla neve. Dal tuo fianco, Cristo Signore, una sorgente d'acqua viva che porta salvezza a tutto il mondo e ripulisce di ogni peccato gli angoli della terra. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del battesimo, e fa come tutti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, così Lui e tra di noi formiamo un solo corpo e un solo spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. La messa dell'unità. Sono il buon pastore e conosco le pecore del mio gregge, e le mie pecore conoscono me, dice il Signore, come il Padre conosce me
ed io conosco il Padre e offro la vita per le mie pecore. Preghiamo. Dio Creatore Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli la ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia. Di Matteo o Levi, figlio d'Alfeo, ci mette davanti il problema della chiamata di Dio, dell'interesse di Dio per tutti gli uomini. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio,
perché il mondo non si danni, ma si salvi per mezzo di Lui. La missione del Figlio è diretta a tutto il mondo, a tutta l'umanità, perché tutti gli uomini sono fatti ad immagine e somiglianza di Dio, e Dio non vuol perdere nessuno di quelli che portano la sua firma, la sua immagine, anche se deturpata. Dio ci ama, e qui il movente per cui Dio ha mandato il suo Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da sacrificare il proprio Figlio, perché il Figlio, mediante la predicazione e mediante il suo sacrificio sulla croce, riportasse tutti gli uomini a Lui. Ecco il grande amore di Dio. La volontà di Dio è che tutti ci salviamo. Siamo noi a dividere, siamo noi a fare le separazioni, ma Dio non separa, Dio vuole l'unità di tutti, e l'ostacolo maggiore è il peccato che si divide, quello interno, questo è il grande nostro nemico. Sono le mentalità diverse, le disposizioni di cuori diverse, che impediscono l'unione dei cuori e delle menti, e cioè l'unità interiore. Ma è il grande nemico nostro, il maligno, colui che ha separato l'uomo da Dio, che è sempre presente in questo mondo, e il mistero dell'iniquità che si frappone al mistero della salute e impedisce che il mysterium salutis raggiunga i suoi effetti, e cioè la salvezza di tutti, perché il maligno vuole la dannazione dell'uomo e lo condanna alla dannazione separandolo, disgregandolo. Ma Gesù si è sacrificato per noi, sulla croce ha effuso il suo sangue per noi, e il suo sacrificio quotidiano, cioè quello che si rinnova sull'altare, mira a risanare gli uomini da tutte le loro lacerazioni, a riportare l'unità tra gli uomini, a riportare la salvezza. Questo è il sangue della nuova alleanza, sparso per voi e per tutti, per la salvezza del mondo, per la remissione dei peccati e la salvezza del mondo. Gesù dice, a proposito di quelli che si lamentano alla mensa di Matteo, il pubblicano convertito, che Gesù mangia con i peccatori e con i pubblicani. Sono scandalizzati, è il facile scandalo di coloro che non comprendono l'amore di Dio. In questo scandalo possiamo anche cadere noi, quando non comprendiamo l'amore di Dio e facciamo dei giudizi di condanna o delle esclusioni da parte nostra. Dio, come principio, non esclude nessuno. Egli è venuto per i peccatori, è venuto per i malati. Che cosa significa che è venuto come medico non per i sani, ma per i malati, e che è venuto come salvatore non per i giusti, ma per i peccatori? Io penso che, stando alle scritture, sano non c'è nessuno, i sani sono in cielo, che i giusti qui non ci sono, i giusti sono in cielo, perché tutti siamo malati e tutti siamo peccatori. E allora Cristo è venuto per tutta l'umanità malata e peccatrice. Non è venuto per i sani che sono in cielo, non è venuto per i giusti che sono in cielo, è venuto per noi, per tutti noi che possiamo annoverarci
tra i malati e tra i peccatori. E noi non dobbiamo escluderci gli uni gli altri dicendo quello è malato e ha bisogno di Cristo, perché anche tu sei malato, quello è peccatore e ha bisogno di Cristo, io sono giusto, perché come detto nelle scritture, giusto non c'è uno, neppure uno. Tutti siamo congiunti gli uni o gli altri in questa grande malattia generale e in questo grande male che è il peccato, ma tutti siamo raggiunti da Cristo, che è medico delle anime e dei corpi, tutti siamo raggiunti da Cristo, che è redentore del suo corpo, di tutti gli uomini che formano il suo corpo. La preghiera per l'unità pone dei problemi a noi. Signore diceva pregate, pregate. È da più di un secolo che tutta la Chiesa prega per l'unità dei cristiani, non tanto per l'unità di fede del mondo intero, ma anche questa è oggetto della nostra preghiera. Non per nulla il giorno 17 ieri era la giornata per gli ebrei, che pur non essendo cristiani e battezzati, rappresentano sempre i nostri fratelli maggiori, rappresenta il popolo che ci ha dato i profeti, che ci ha dato la Madonna, che ci ha dato Cristo, che ci ha dato gli apostoli. Ed è per questo che la Chiesa si premura, pur dando spazio dal giorno 18 al giorno 25 a tutti i battezzati, si premura di non trascurare la preghiera per gli ebrei, i quali un giorno, secondo le scritture, ritorneranno in massa, essi fratelli maggiori, e prenderanno il posto che loro aspetta di popolo eletto, perché Dio non rinnega le sue promesse, non rinnega la sua parola. Però tutta la Chiesa da più di un secolo prega per l'unità dei cristiani e non si vede luce, come si suol dire. Non c'è possibilità di vedere ancora come questo ecumenismo si possa realizzare. Le separazioni si acuiscono. Si sperava un certo avvicinamento. Lo studio di teologi ha favorito un poco a dissipare i dubbi, le incertezze, le divisioni dottrinali, ma tutto questo non basta. Sono i cuori che bisogna unire, sono le volontà che bisogna rivisitare. Così abbiamo il popolo russo ortodosso che non vuole sentire di comunione. Abbiamo il mondo ortodosso, quelli di Costantinopoli, di Atene, che stendono ad accettare quello che noi diciamo, quello che dice la Santa Chiesa Cattolica. E così quasi non c'è possibilità immediata di una unione tra la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica. Così si dica con i protestanti nelle diverse denominazioni, luterani, calvinisti, anglicani, metodisti, battisti, avventisti, tutte così le divisioni, le confessioni. Non c'è possibilità di intenderci, ognuno dice la sua e ognuno ha il cuore fisso nella propria religione, cioè nella propria professione di fede. Questo Cristo è diviso, ognuno prende il Cristo e lo divide, ma il Cristo è uno. Diceva Paolo parlando della divisione di Corinto, che fosse il Cristo diviso, il Cristo è uno, eppure noi lo dividiamo, ci spartiamo le vesti di Cristo, ma la tunica di Cristo è una e non può essere divisa, la Chiesa è una e non può essere divisa. Noi preghiamo, non cessiamo di pregare per l'unità, per raggiungere l'unità nella fede e nel regime, perché tutti possiamo essere un solo gregge e un solo pastore.
però è tutto provvidenziale nelle mani del Signore. Non sappiamo perché, nonostante un secolo di preghiere da parte di tutte le chiese, ancora non si vede un barlume di unità tra i cristiani. Dio è sordo? Che forse non sappiamo pregare? Che forse non abbiamo pregato a lungo per più di un secolo? Che forse non abbiamo supplicato il Signore? Tutte le chiese, anche quelle protestanti ortodosse, pregano, ma il Signore ancora non ha concesso la grazia dell'unità. Forse è provvidenziale, in certo qual senso, perché le singole chiese approfondiscono meglio la loro dottrina, conservano meglio il loro patrimonio e l'unione può verificarsi, sì, però può creare appiattimento. Forse è provvidenziale nel piano di Dio che ancora si stente a creare l'unità, ma è lo Spirito Santo che crea la tensione all'unità, e tanto basta Dio, tanto per noi è sufficiente, perché se tutti i cristiani tendono all'unità, segno che lo Spirito Santo è in mezzo a loro, anche se l'unità non è raggiunta. E questa tensione è benefica, giova tutta quanta la Chiesa nel piano di Dio. Ma noi dobbiamo pregare perché si raggiunga l'unità, cessano gli scismi, cessano le eresie e si accetti la verità, perché la verità è una, perché il pastore della Chiesa è una secondo quanto ha stabilito il Signore. Questa mattina vogliamo pregare perché si raggiunga l'unità nella Chiesa, ma anche pregare per tutti i popoli della terra, perché riconoscono l'unico vero Dio. Non c'è neanche unità tra i popoli monoteisti, ebrei, musulmani e cristiani. Ci sono ancora troppe divisioni. E sapete, la divisione è appunto creata da Cristo. Cioè la presenza di Cristo impedisce ai musulmani, ai cristiani, agli ebrei di essere uniti. Se si trattasse di adorare l'unico vero Dio, la via sarebbe più facile, ma c'è di mezzo Cristo, segno di contraddizione, perché il Cristo va accettato così come Dio ce l'ha dato, vero Dio e vero uomo, va accettato tutta la verità che è Lui, e non possiamo dividere il Cristo. Chiediamo perché ci sia comprensione e perché lo Spirito Santo illumini musulmani, ebrei, cristiani ad accettare il Cristo come un Signore e Salvatore, come colui che il Padre ha mandato per la salvezza di tutti. E dobbiamo pregare in terzo cerchio per tutti i popoli della terra che hanno diverse religioni, ma in queste religioni c'è sempre la presenza del Verbo come verità, ci sono lembi di verità, lembi di luce. In queste religioni c'è la presenza dello Spirito Santo, perché chi è retto di cuore, chi agisce bene, è sotto l'azione dello Spirito. Preghiamo perché il Signore Gesù faccia trionfare la verità e quelli che hanno un lembo di verità abbiano la strada per accettare tutta la verità che è Cristo, perché quelli che sono animati dall'emozione dello Spirito raggiungono l'apertura allo Spirito in modo che si faccia di tutta l'umanità il corpo vivente di Cristo e Cristo sia l'unico pastore e noi tutti possiamo formare il suo gregge. Questo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo ed è per questo che noi siamo qui per pregare questa mattina. Amen. Amore, fammi ritorno come
Signore, ti abbiamo chiesto l'unione tra di noi, l'unità nelle famiglie, ti chiediamo che ci sia unità dentro di noi, l'unità nel nostro essere, che è disgregato dal peccato. Rendici unità, o Signore, protese verso Dio. O Signore, tutte le nostre divisioni interiori siano vinte dallo spirito di unità, dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Signore Gesù, ti preghiamo per l'unità nostra, quella interiore, la pace tridimensionale, la pace con te nel nostro cuore, la pace con noi stessi e la pace tra di noi. Vieni, Signore Gesù, vieni, re della pace, a creare la tua pace dentro di noi. Vieni, Signore Gesù. E adesso, Signore Gesù, ti presentiamo tutte le nostre intenzioni. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera, la deponiamo ai tuoi piedi, perché il Padre tuo ascolti e per il tuo sangue prezioso concede quanto chiediamo. Gesù, guarda con amore i nostri bambini, guarda le mamme che portano i bambini in braccio e li presentano a te, guarda gli altri bambini che sono prostrati ai tuoi piedi, ascolta il loro gemito, la loro preghiera, il loro stesso gesto è una supplica che essi ti rivolgono per tutti noi adulti, per tutto il mondo che si avvia verso la rovina. Signore Gesù, la preghiera dei bambini tocca sempre il tuo cuore. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento, ascolta la preghiera di questi bambini e ti vogliamo mettere davanti agli occhi e nelle tue braccia i bambini che sono negli ospedali. Quando tu passavi per le vie della Palestina, le mamme si affollavano attorno a te, ti prendevano i loro bambini, li mettevano sulle tue braccia, tu li benedicevi e li risanavi. Signore Gesù, sei qui esposto davanti a tutte queste mamme, davanti a questi bambini. Signore Gesù, prendi in mano tutti i nostri bambini, vicini e lontani, presenti e assenti. Stringili al tuo cuore e ascolta il gemito dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, papà e mamma, il gemito di tutto questo popolo. Abbiamo peccato, Signore, abbiamo peccato contro di te. Ci siamo assuefatti a una vita comoda, a una vita mondana. Abbi pietà di noi, o Signore. Rafforza la nostra fede, la nostra speranza in te, la nostra carità. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Salvatore. Noi invochiamo il tuo Santo Spirito su tutti noi, ma soprattutto su questi bambini che intercedono per noi. Spirito del Dio vivente,
voi mamme alzate i vostri bambini, alzateli, presentateli al Signore. Yarina na la na ya, yera no ya na yara no yara na, ala na ni manenti ni ana maraye, yarini ya ma yora no, lo arini na no na ya mi ayera na, ari garendi na garondi ni, garendi montale, ari na na yoro. Io arini moni ni anana iorandolo. Angeli santi venite, cantate, ballate con noi, prendete i bambini dalle mani delle mamme, presentateli al Signore. Angeli santi venite. Io arini mini anni la montina no, nua carinte io onda gaiolo. Oronina numani mani coro, caraienti nuscero. Voi ne che non incalaranti in getoranti cu, o di colore, tagliato su, sturani maiù. Angeli santi, che siete qui, prendete i bambini, le mani delle mamme, e alzatele voi al Padre del Cielo, perché guardando i bambini, salvi gli adulti, e preservi questo mondo corrotto dalle forze del male. Angeli santi, che accompagnate il cammino dell'umanità verso la Patria Celeste, popolato questo luogo, venite qui, prendete tutti i nostri bambini, presentateli a Dio, e preservate le mamme, i papà, gli uomini, le donne, da ogni male. La vostra intercessione sia potente, davanti al trono di Dio. Troni, dominazioni, potestà, principati, e voi serafini e cherubini, voi arcangeli, voi angeli, pregate il Signore per noi che siamo qui sulla terra. Scongiurate il male, scongiurate le guerre, scongiurate le epidemie, angeli santi, che siete al servizio di Dio per noi uomini. Venite, custoditeci, illuminateci, avviateci e preservateci dalle forze del male. Amen. Amen. La processione, guardiamo tutti Gesù. Gesù passa, passa il Salvatore, il Dio degli uomini e degli angeli, il Salvatore di tutti. La sorte nostra è nelle sue mani.